nostri telespettatori, benvenuti al telegiornale. Sindaco Diego Rossi ordini immediatamente la sospensione delle attività produttive della ditta Laminam. Lo chiede il comitato L'Area del Borgo dopo i forti disagi e malesseri vissuti ieri dalla popolazione del capoluogo valtarese. La giornata di ieri, si legge in un comunicato emesso dal Comitato L'Area del Borgo, ha confermato che la grave situazione di disagio e malesseri cagionata dalle emissioni irritanti e maleodoranti che affliggono Borgotaro e che negli ultimi tempi sono state percepite anche a Gotra, Bertorella, Sugremaro, Compiano fino a Bedogna, è divenuta inaccettabile. Decine di messaggi sono giunti al Comitato e presumiamo anche agli enti preposti fino dalle prime luci dell'alba, segnalando una situazione ambientale insostenibile in molti zone del paese. Un disagio che è il culmine di un'emergenza che non può più definirsi tale, visto il suo perdurare. Sono ormai oltre due mesi, infatti, che i cittadini vedono disatteso il diritto fondamentale alla salute sancito dall'articolo 32 della nostra Costituzione e la possibilità di vivere serenamente la propria vita quotidiana. Dalle stime fornite da AUSL al 29 marzo sono oltre 250 i casi registrati nei primi 50 giorni di monitoraggio, un centinaio quelli riconducibili al scolastico nel quartiere San Rocco, ma non ci risulta che questi dati abbiano indotto l'azienda sanitaria ad avviare, come da prassi, una indagine epidemiologica per trovare la relazione tra cause ed effetti di questa situazione. Se a questo si aggiunge che le ultime analisi al camino eseguite da ARPAE risalgono ai primi di febbraio, mentre quelle effettuate nelle zone limitrofe hanno dovuto fare i conti con seri problemi tecnici alle apparecchiature di rilevamento, ci sono elementi sufficienti per affermare che le istituzioni non stanno riuscendo a tenere insieme il lavoro, l'ambiente e la salute della comunità, come dichiarato in più occasioni. Sulla base dell'evidente carenza di informazioni e sicurezze, prosegue il comunicato, e convinti che i cittadini abbiano dimostrato grande pazienza e senso di responsabilità, subendo mesi di disagio e accettando loro malgrado che venissero fatti esperimenti direttamente sull'impianto, siamo a chiedere al sindaco Diego Rossi di ordinare la sospensione immediata dell'attività produttiva di Laminam fino alla completa risoluzione delle problemi emissioni, un atto che rientra nei suoi doveri e nei suoi poteri di autorità sanitaria locale e che metterebbe tutti, istituzioni, azienda, cittadini e lavoratori, nelle condizioni di affrontare la questione con maggior serenità. Questa sera tra poco alle 20.30 nella sala consigliare di Palazzo Manara si tiene il primo incontro della Commissione Tecnica sulle emissioni odorigine, alla quale parteciperanno i rappresentanti della maggioranza, della minoranza, della ditta Laminam e del Comitato L'Area del Borgo. E proprio il Comitato presenterà la sua proposta di osservatorio ambientale permanente. Spiegare un po' cosa abbiamo in mente noi come osservatorio, permettetemi di prendere a prestito un paio di personaggi disneyani. Immaginate che l'incarico di studiare l'osservatorio siano attribuiti a un cavallo e a un camaleonte. Il cavallo, poverino, abituato dall'uomo ai paraocchi, per cui quello che vede solamente davanti, non riesce a vedere di lato, vede solo in modo lineare, quindi l'osservatorio del cavallo sarà qualcosa di rigido, limitato, che solo compare davanti al visus. Il camaleonte invece ha una capacità di visus quasi a 360 gradi, perché può ruotare le orbite. Ecco, la nostra proposta di osservatorio è una proposta da camaleonte, nel senso che noi riteniamo che, a differenza di quanto ci pare di capire pensi l'amministrazione comunale, non basta monitorare l'aria, è necessario monitorare il territorio a 360 gradi, anche perché le emissioni odorigene, le molecole gassose che sono presenti in aria, prima o poi precipitano al suolo, quindi se noi non andiamo anche a indagare quello che è il suolo, quella che è l'acqua, non possiamo avere una visione organica di quelle che sono le reali problematiche del territorio. Quindi proprio con la logica del camaleonte, noi andremo a discutere con l'amministrazione comunale e a presentare le nostre proposte.
Ci tengo a precisare che l'osservatorio non sostituisce minimamente, e lo sottolineo, il fatto che noi continueremo a impegnarci e a lottare per risolvere quello che è il problema numero uno, cioè la salute dei cittadini e l'esigenza di arrivare al più presto a una soluzione che fughi questo problema e lo risolva in modo radicale. Quindi l'osservatorio non è qualcosa di sostitutivo alla nostra azione, ma è qualcosa di assolutamente complementare. Speriamo che i nostri interlocutori ci ascoltino. Noi non pretendiamo di avere la verità in tasca, però ci piacerebbe, visto che abbiamo fatto una proposta seria e organica, di ricevere altrettanta serietà e organicità. Difficoltà respiratorie, capogiri, bruciori alla gola, agli occhi e cefalee. Con questi sintomi in mattinata, ci ha comunicato la professoressa Paola Molinari, ho dovuto lasciare il mio posto di lavoro. Paola Molinari è insegnante di educazione fisica presso l'Istituto Comprensivo Manara in San Rocco. I fastidi prosegue si sono presentati dopo circa 40 minuti che mi trovavo in palestra e dopo 2 ore, verso le 11:15, me ne sono dovuta andare mio malgrado perché ormai stavo male. L'insegnante si è recata dal suo medico curante, che ha riscontrato la presenza dei malesseri che accusava. Per l'insegnante i fastidi purtroppo sono ormai all'ordine del giorno. La palestra è il luogo maggiormente esposto, molto probabilmente, e l'odore acre si accumula e passandoci io, spiega l'insegnante, circa 22 ore la settimana ne risento maggiormente. Sono mesi, termina, che ho questi problemi che nelle ultime settimane si sono acuiti maggiormente e per i quali mi sono dovuta recare già 3 volte al pronto soccorso e restare in malattia. Voltiamo pagina, la cronaca. Il titolare di una ditta con sede a Solignano ed un dirigente della stessa azienda sono finiti sotto processo per lesioni colpose. I 2 uomini di 51 e 53 anni sono stati chiamati in giudizio a seguito di un grave infortunio sul lavoro avvenuto nel maggio del 2012, quando un dipendente della ditta riportò lesioni guaribili in 137 giorni. La prossima udienza del processo, iniziato nei giorni scorsi davanti al giudice Sebastiano Tosoni e al pubblico ministero Antonella De Stefano, si terrà nel maggio prossimo. Parliamo del punto nascita a Borgotaro, anche il sindaco di Berceto torna di nuovo in campo per scongiurarne la chiusura. Il colpo grosso a cui vogliono arrivare è privatizzare in definitiva la sanità, quindi non avere più un sistema sanitario nazionale. Ne sono convinto che l'obiettivo sia questo, tanto è vero che già oggi ci sono degli esami che a fare in una struttura privata costano meno del ticket di una struttura pubblica. Noi questo lo dobbiamo impedire. Per impedire queste cose serve avere degli alleati, serve mettere davanti a una scelta seria quelle persone che si dicono di sinistra o che si dicono sensibili ai problemi sociali. E io credo che tra queste persone ci possa essere anche il presidente della giunta regionale Stefano Bonaccini e l'assessore regionale Sergio Venturi. Dico questo perché credo che per salvare il punto nascita di Borgotaro e in definitiva quindi per salvare l'ospedale di Borgotaro serve un'inversione di rotta e serve la protesta non su una specifica cosa che come può essere giustamente il punto nascita, ma serve invertire questa politica, serve a far sapere ai nostri rappresentanti che i cittadini desiderano che sia rispettata la Costituzione e desiderano essere tutelati anche nella montagna. Quindi il mio intendimento è di aderire anche alle azioni che stanno facendo i comitati e stanno facendo anche gli altri sindaci del distretto, di protestare fortemente per il punto nascita di Borgotaro, anche se la mia visione è una visione più lunga, credo dal mio punto di vista, perché vuole contrastare la privatizzazione del sistema sanitario nazionale. Si lavora in questi giorni presso l'area della diga di Albareto. A breve qui passerà un nuovo metanodotto che andrà a sostituire quello attualmente esistente che venne realizzato negli anni 70. A Gotra, nel comune di Albareto, sono iniziati i lavori sulla sponda destra del fiume Taro, nei pressi di quella che da tutta la popolazione locale è conosciuta come la diga. In questa zona passerà un nuovo metanodotto che andrà a sostituire quello attualmente esistente, risalente agli anni 70. Un progetto voluto per ovviare ai rischi di dissesto geologico a cui la zona è a rischio.
La nuova condotta sarà in linea con i nuovi sistemi di sicurezza e provvista di una tecnologia utilizzata dalla ditta SNAM per prevenire inconvenienti di origine idrogeologica. Il tutto a zero impatto sull'ambiente. A protezione del fiume, infatti, verrà costruita una microgalleria all'interno della quale agiranno i macchinari destinati alla perforazione sotterranea. La ditta che ha appaltato i lavori, Romana Costruzioni, ha previsto la conclusione del progetto tra 2 anni e mezzo. Entro tale termine verrà riservata anche particolare attenzione al ripristino del piazzale adiacente al fiume. L'area verrà interamente ricostruita con opere di rimboschimento, cosicché i tanti bagnanti e turisti che vi giungono ogni anno possano continuare a godersi momenti di relax nei periodi estivi. Sono sempre tante le persone che prendono parte ai corsi che ciclicamente vengono organizzati dall'assistenza pubblica volontaria Borgo Taro Albareto. Sono principalmente corsi di primo soccorso. Si è concluso presso la sede dell'assistenza pubblica Borgo Taro Albareto in via Torresana a Borgo Val di Taro il corso di primo soccorso rivolto alla popolazione. Un corso che si è articolato su 4 lezioni durante le quali si sono affrontati diversi temi relativi appunto all'emergenza. Nella prima serata abbiamo parlato, abbiamo spiegato un po' l'assistenza pubblica cosa fa e cosa chiediamo noi alle persone che eventualmente vogliono venire in assistenza pubblica. Abbiamo illustrato la centrale operativa del 118 e abbiamo cercato di dare delle indicazioni di come svolgere una chiamata di emergenza, che è la prima catena della sopravvivenza, perché è una cosa molto importante e va fatta correttamente. La seconda serata abbiamo trattato la rianimazione cardiopolmonare, abbiamo spiegato lezione teorica, come valutare un arresto cardiorespiratorio e come trattarlo in seguito imparando a fare la rianimazione cardiopolmonare. Nella terza serata abbiamo affrontato tutte quelle patologie di tipo traumatico che si possono venire a trovare le persone se si trovano davanti a una persona che ha subito un trauma. Per trauma si intendono dall'incidente stradale a una semplice caduta. Anche lì valutazione e come trattare le persone che hanno subito questo tipo di problema. In più abbiamo dato un'infarinatura di tutte le altre patologie di tipo il colpo di calore, il morso di vipera, come medicare una ferita, come agire in caso di una ferita, un'emorragia, diciamo, una cosa più importante. Nella quarta serata abbiamo fatto, dopo un breve riassunto, riepilogo di quello delle serate precedenti, abbiamo iniziato a fare una prova su dei manichini che abbiamo noi in sede per far provare proprio sul lato pratico le persone a fare una rianimazione cardiopolmonare con tutta la valutazione che la precede. Poi abbiamo fatto un piccolo quiz di apprendimento per capire se le nostre lezioni sono state recepite dalle persone che avevamo con noi, e poi facciamo anche un piccolo test di gradimento del corso, che ci serve anche a noi per sapere se abbiamo lavorato bene o se ci sono delle correzioni da fare. L'assistenza pubblica non si limita quindi ad interventi di emergenza, ma anche a formare la popolazione, i cittadini in generale, su come comportarsi nel caso si trovino in situazioni in cui altre persone abbiano bisogno di aiuto immediato.
Sì, l'incontro che abbiamo fatto queste sere qua non è stato uno dei pochi, anzi ne abbiamo fatti parecchi proprio rivolti alla cittadinanza, perché un po' ci viene chiesto proprio dai cittadini di poter essere informati su piccoli incidenti, come comportarsi in caso di emergenza. Questo è stato veramente una cosa molto interessante e molto soddisfacente anche da parte nostra, perché c'è stato veramente il tutto pieno e la gente era molto interessata a questo corso. Come abbiamo ben spiegato, abbiamo fatto diverse informazioni proprio per partire, per agire su un'emergenza anche quotidiana. Dunque faremo altri incontri anche più specifici, anche più sulla rianimazione cardiopulmonare col defibrillatore, perché come sapete abbiamo, l'assistenza pubblica ha inserito tantissime postazioni di questi defibrillatori semiautomatici, e faremo anche più avanti sicuramente delle altre serate proprio per la popolazione, perché più siamo, più sicuramente riusciamo a salvare delle vite. L'Istituto Comprensivo di Bedogna Agazzi, con il patrocinio del Comune, organizza per domani alle 17 presso l'Aula Magna della Scuola Media di Bedogna un incontro aperto a tutti i genitori, Internet Smart. Relatore sarà Gabriele Pagani, che è un ingegnere che ci racconterà di come muoversi su Internet. L'ingresso è libero. Domenica prossima la famiglia bardigiana, in collaborazione con la parrocchia di Bardi, ripropone la sacra rappresentazione della Passione, che si svolgerà nella chiesa parrocchiale con inizio alle 20:30. Sono numerosi i figuranti impegnati per rievocare i momenti conclusivi della vita di Gesù che hanno determinato la nascita del cristianesimo: la lavanda dei piedi, l'ultima cena, il tradimento di Giuda, il processo, la liberazione di Barabba, la tortura, il doloroso percorso verso il Calvario, la crocifissione e morte, la sepoltura e infine l'annuncio festoso della risurrezione. Una manifestazione che vuole essere anche un momento di riflessione per vivere la Settimana Santa. La presentazione si era svolta per la prima volta nel 2008 all'esterno, per le vie del paese si era ripetuta ogni anno fino al 2013. L'edizione di quest'anno si svolge interamente all'interno della chiesa. Pagina sportiva, parliamo del Compiano Calcio. La notizia era nell'aria da tempo e il presidente Mariani in questi giorni l'ha ufficializzata. La squadra ha esonerato l'allenatore. Era nell'aria da parecchio tempo, l'ufficialità è arrivata proprio nella giornata di oggi. Da lunedì scorso il mister del Compiano, ormai ex Albareni, non è più l'allenatore della squadra. A comunicarlo è stato direttamente il presidente Francesco Mariani ai nostri microfoni. Le cause sono quelle di un malcontento generale sia dello spogliatoio sia della dirigenza sulle prestazioni nelle partite del girone di ritorno. In particolare la dirigenza ad inizio anno si era fissata il preciso obiettivo di voler ritornare immediatamente in seconda categoria. Beh, quando si gioca in terza le vie sono due, ovvero arrivare tra i primi posti in campionato e vincere la finale di Coppa Balisciano. Perché dico arrivare tra i primi posti? Perché in terza categoria ci si poteva accontentare non solamente di arrivare al primo posto in campionato, ma spesso sia arrivare secondi o terzi negli scorsi anni, negli ultimi due. Arrivare secondi o terzi in terza categoria significava comunque essere ripescati e salire in seconda. Evidentemente, in particolare, appunto, come dicevo prima, nel girone di ritorno, entrambe queste possibilità sono state viste come molto lontane dalla dirigenza, seppur il Compiano non rimanga tuttora molto distante dal terzo posto, ma soprattutto nelle ultime partite la squadra è stata vista molto spenta e lontano dai rendimenti di cui la dirigenza si aspettava. Albareni si porta via ovviamente anche il suo vice allenatore Ferrera, ma non porta via i giocatori che lui stesso ha voluto fortemente ad inizio anno, i cosiddetti pontremolesi, quelli che vanno a completare in maniera abbastanza sostanziosa la rosa che già era composta da giocatori del posto da parte del Compiano, tra cui su tutti Kelemen e il centrocampista Fontana.
anche loro rimangono in rosa, non seguono Albareni come si pensava che fosse, ovvero che i giocatori che ha portato lo stesso mister, si poteva pensare che avrebbero seguito anche loro l'allenatore, quindi non presentarsi più in panchina per le prossime partite del Compiano. Così non sarà. Chi sarà il prossimo allenatore del Compiano non lo sappiamo, però sappiamo che sicuramente andrà in panchina Matteo Mariani, l'attuale dirigente e fratello del presidente Francesco, siederà sulla panchina del Compiano per le ultime partite sia di campionato sia di Coppa, una scossa molto forte che ha voluto dare la società nonostante queste ultime partite, soprattutto per cercare di uscire bene dalla semifinale di Coppa Valisciano contro le Terre Alte Berceto. Quindi una forte scossa che ha voluto dare la dirigenza, richiamando uno dei veterani del Compiano, lo storico capitano Matteo Mariani, che insieme ad altri giocatori come Valentini, come Turto, ex giocatori del Compiano, ha affrontato diversi playoff, ha affrontato diverse situazioni difficili e anche delle promozioni dalla terza alla seconda. Quindi un ritorno, se si può dire, all'antico per trovare nuova linfa vitale in questa squadra che ne aveva sicuramente bisogno negli ultimi tempi per cercare di dare un impulso finale, come ha detto ai nostri microfoni spenti il presidente Francesco Mariani, sia in vista del derby di domenica contro la Bedoniese, nonostante lo stesso presidente ha affermato che indipendentemente dalla partita contro la Bedoniese l'allenatore sarebbe stato comunque cambiato per un eccesso di risultati negativi dei quali loro non erano contenti. Dunque una soluzione interna per cercare di portare a casa le ultime tre partite decisive del torneo balisciano, prima di tutto la semifinale, come abbiamo detto, contro il Terre Alte Berceto, la cui data rimane tuttora da definirsi. Vediamo le previsioni del tempo per domani, venerdì 7 aprile. Al mattino nuvolosità variabile, nel pomeriggio sereno o poco nuvoloso. Le temperature permangono stabili, minime tra 6 e 10 gradi, massime tra 15 e 20 gradi, deboli i venti. I programmi di RTA cominciano alle 20.35 con Driver TV, proseguono alle 21.15 con Vivi Amo il Comune, alle 22 il TG e a seguire Ballo che sballo in TV. È tutto, grazie per averci seguito, mi fermo qui e vi rimando a domani sera con l'informazione locale. Arrivederci.